scarsa integrazione sull'aereo. Dai dati dell'ultimo rapporto UIL emerge una situazione a due facce. La nota positiva è il calo delle ore totali richieste nei primi 7 mesi del 2017. L'altra, decisamente meno buona, riguarda il settore tessile, con un più 112% per quanto concerne le ore di cassa integrazione ordinaria richieste. Andando per ordine, da gennaio a luglio 2017, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, scende del 52% in provincia di Como la domanda di ore di cassa integrazione totale, con un dato che parla di 2.630.000 ore rispetto ai 5.500.000 del passato. Si tratta di un calo derivato dalla riduzione delle ore di cassa integrazione straordinaria, meno 75,3% a Como, e di quelle in deroga, meno 36,1%, mentre le ore di cassa integrazione ordinaria aumentano a Como, più 29,4%. Per quanto riguarda il distretto tessile, però, come detto, le ore di cassa ordinaria nel settore in provincia di Como nei primi 7 mesi di quest'anno sono cresciute del 112,2% rispetto allo stesso periodo del 2016. Fa comunque ben sperare, per il tessile comasco, la riduzione della richiesta di ore di cassa straordinaria, meno 74%, e di quella in deroga, meno 37,7%, registrata nei primi 7 mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo 2016. Gli altri settori produttivi del territorio hanno invece visto una riduzione della richiesta delle ore di cassa integrazione totale nei primi 7 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2016. Industria, meno 54,5%, edilizia, meno 31,8%, artigianato, meno 38,2%, commercio, meno 48,2%. Altro dato confortante è quello relativo al calo rilevante dei lavoratori in cassa integrazione nei primi 7 mesi di quest'anno, meno 2.412. Da questi numeri, ha sottolineato il segretario territoriale UIL, Salvatore Monteduro, emerge una situazione di stabile ripresa economica, sostenuta da una crescita della domanda estera.